Benvenuti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Favij, come potete vedere sono vestito proprio elegante per uscire. Oggi sono qua perché giocherò ad un gioco che stimola un po' i neuroni, che scopriremo se li abbiamo o meno. E per scoprirlo ho bisogno anche dei miei compagni di oggi, perché non farò questo video da solo. Oggi ci sono anche delle persone che mi accompagnano, perché in questo gioco che si chiama Big Brain Academy, sfida tra menti, ci si deve sfidare tra menti. E siccome io adesso ne ho uno solo, vediamo di inserire altri menti. Facciamo entrare il primo ospite di oggi, che è il grandissimo Ermanno. Perfetto, ciao Ermanno. 26 anni come me, quindi abbiamo un'età. Non hai 26 anni, tu ne hai 25. 25 anni. Dopodiché facciamo entrare un'altra persona che voi conoscete molto bene. 3, 2, 1, benvenuto Lorenzo. Lorenzo è... Ah, bellissimo che ci sono i miei due personaggi in un video. Venite qua. Ultimo, ma non per importanza. 3, 2, 1, benvenuto Jacopo. Porco schifo. Che male. Bene, partiamo malissimo. Però questa va messa così. Porco perché schifo. Bellissimo. Jacopo, quanti hai adesso? 10. Pensa che il primo video insieme l'abbiamo fatto, avevi 4 anni. Ma quanti anni aveva quando aveva fatto il primo video? Non lo so. 4 anni, ne hai 10. Io non voglio più. E' detto così, eh. Comunque oggi giocheremo a tutti quanti a Big Brain Academy sfida tra menti, che lo metto là. Possiamo giocare appunto ragazzi la modalità individuale e la modalità party da 2 a 4 giocatori. E mettiamo 4. Let's go! Siamo pronti? Perché ci bello, Favij. Ma io non sono. Ma io perché ho sti capelli io, ma non è vero. Gira la ruota, scelta della materia. Cosa facciamo, ragazzi? Mangiamo le mele. Scelta, gira la ruota, dai, giriamo la ruota, quello che esce. Esce. Ma c'è anche Social Face 2.0. No, aspetta, qui hai trovato la differenza d'età. Io che ti dico, sì. C'è Mike Buongiorno e Social Face. Bellissimo. Come potete vedere, ragazzi, ci sono livelli di difficoltà che possiamo scegliere, perché ognuno può scegliere il suo. Ovviamente, Jacopo per bambini. Scusa, come ti senti? Intermedio, ci guardano milioni di persone e facciamo una figura marginale. No, tu metti principiante, per favore. Chi ha messo principiante? Io ero principiante, però. Qui apparirà l'esercizio. Okay. Vai, andate ok. Ok. Quanti qui ci sono? Ah, dovevo rispondere tutti insieme, attenzione. Come? Sì, è la stessa cosa. Ma come si fa in giro? Ho vinto io per primo. È perché io secondo! È a tempo, ragazzi. Io ci guardo. Primo? Madonna! No! Sbagliato a schiacciare! Ho sbagliato a schiacciare, non vale! No! Schiacciare! No, 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 dai, non possiamo farmi gerbi tu. Oh, secondo! Ma no! Non sono io, io me lo ci guardo più. Praticamente questo qua è per rimetterti a un po' a livello degli come altri. Come hai fatto ad arrivare in finale tu? Non lo so, raga, non lo so, non lo so. Sì! Ho vinto? Ha vinto Lorenzo. Fammi! Ma scusa, ma ne sbagliate tutto. Martin Garrix 130 si vuole. Chi siete voi? Fermi. Ho fatto due chiedi. Io sono il Violetto. Tu Ermi hai fatto 34 punti. Allora, è l'unico laureato qua dentro. Ho il joystick rotto. Sì, è il joystick rotto. L'ospite 2 gira. No, ragazzi, è bellissimo. Il gioco è bellissimo. Scusate. Allora, giriamo. Pronti? Via. Insomma, pure. Insomma. Matematica, siamo tutti forti, qua. Non sono le tabelline. Tutti forti, non so. Fai mettere Jacopo vicino a me che mi suggerisce. No, va bene così. Scegli le due carte che sommate danno un numero in alto. A me non. Quali due danno la somma sopra, ragazzi? Impegnatevi. Ma io dove sono? No, ho sbagliato! No! Ho sbagliato, si può tornare indietro! Come si può cliccare sulla mano? Ah, dai, non lo sapevo. Ma quello quanti punti fa? Ma tu lavori ogni tanto e giochi? Cioè, guarda, mamma mia, che giocatore! Che giocatore! Come gioca! Come gioca! Come gioca il Favij? Questo è un una volta. Beh, secondo me hai messo un principiante e fatto tagliare, però. Può essere anche quello, effettivamente. Però bravo, bel ragionamento. Io qua devo far valere la mia laurea. Terzo incontro. Ma che laurea? Chi è? È il terzo. Chi è? No, Lore. Schiacciare questo.
Ma tutti vicini, ragazzi, c'è anche tutta l'altra parte. Volevo. Memoria lampo, mi piace. È finita. Mi piace. È finito davvero. Chi è che ha messo super elite? Avanzato, dai. No, io lo metto, dai, se lo metti tu lo metto. Avanzato. Chi è che ha messo intermedio? Io. Esci. No, vabbè, lasciamo, poverino, lui che ha sempre no, taglio, lasciamo. No, no. Cioè, lui è riuscito a perdere con l'intermedio! Riesce a perdere! Non ho capito come funziona il gioco! Però lui è, ci mette fisicamente meno a schiacciare, ma dai, meno ma io ci ho avanzato! Mamma mia, dai, che giocatore! Incredibile! 96, con 4 cifre, dai! 2! No! Sì! Ci siamo arrivati insieme, però, dai! Forse mi parti ancora, maledetto! Sì. 100-100! Cioè, tu come hai fatto a fare... Ma due cifre! Meglio. Ma io ora adesso mi metto da bambina e voglio. Ma io lo sono. No, comunque è ultimo ancora lo stesso. Ho vinto io, fermi, è finita. Ragazzi, allora, adesso visto che è il vincitore, proviamo a vedere se effettivamente il mio cervello è così. Più grande di così. Perché in questo gioco appunto si può giocare individuale, anche online, oppure in party come abbiamo fatto prima. Adesso andiamo su individuale. Let's go. Faccio sempre Masseo. Io. Ma perché mi avete messo sticker? Sembra il Masseo, ma non c'entra niente. Devi fare stretching, consigliato. C'è scritto. No, devi fare esame. Ah, devi fare esame, però se vuoi prepararti con lo stretching, ci non, c'è, no, non c'è bisogno di stretching. Oh, allora... VS! Naruto VS Sasuke. Fermi. Allora, inizia l'esame. Algebra, partiamo benissimo. Fai scoprire i palloncini dal numero più basso a quello più alto, va bene. Al casalingo. Anche col touch, eh. Come forte. Ha dei riflessi incredibili più che altro. Eh sì, perché quello che lavora poi alla fine è lui. Così elite. Fai... Elite. Ah no, il meno. Cioè, non avevo visto che c'erano in meno, vai, scusa. Meno. C'era un meno? Dai, raga. Porca vacca, sì, meno di Mertens. Aspetta. Non si capisce niente con i meno, raga, dai, è un casino. Che è così. Aspetta. No, ce l'avevo! Il tempo inesorabile che scorre! Chi l'ha fatto? Percezione. Questo è il ricordo di prima, sì, che facevi le autostrade. I trenini. Troppo l'acqua non è vero. Sbagliato. State zitto. Sbagliato. Vediamo. Ah, che fortuna. Adesso voglio vedere. Non so. No! Mi prende il coso. Comunque, hai anche capito che mestiere avrebbe fatto Lorenzo ferroviario? No, no, non è vero. Ma perché schiacci lì se schiaccio di là? Blocchi a scoppio. L'immagine in alto, dai, let's go. Cosa devo fare? Non ho capito. Cosa devo fare? Rompi blocchi. Ah, per farlo diventare come su. Rompi il blocco a destra. Ah, ecco. Scusa, non ho capito niente. Sei sus. Congite. Tipo un Tetris. Figo. Sì, vabbè, ragazzi, va bene, dai. Questo è un po'. Mamma mia, bravo. Sembra che sono stupido, ma lo sono solo quando voglio. Perché cacchio devo fare? Ma cosa c'era? Non ho capito. Mannaggia, guarda. Sono proprio curioso di vedere quanto è grande il tuo cervello. L'animale più luminoso. Io. Cosa che devo fare? Devi controllare. Ah, ok. Come fa? Non lo so, io non ho capito un gioco così. Come sta facendo? Cioè, il mio cervello? Professor Birillo. I tuoi risultati del esame vengono espressi col tabulare. Espressi col punteggio cervellone. Più alto il tuo punteggio, più famoso sarà il tuo cervellone. Ah, così. Forse ti insegnerà a sapere che il punteggio si gira intorno a 3300. Per una persona che non avrebbe fatto un autostrada dovrebbe essere 1500. Quindi io. Ora quando io ciance il tuo cervellone, C'è a cagare. Ah, ok. Mi sono spaventato. Signori, senza stretching. Senza stretching. 8. Non ho mai preso un 8 in 10 anni di scuola. Chiama tua mamma. Adesso la chiamo. Chiamo. E mamma ha preso 8. Voto cerebrale 8. Avete disponibile, se volete, anche la demo online del gioco, che è gratuita, quindi provatelo. Ragazzi, io ho fatto 2299. Che si legge per 2299. Bravo. L'ho scoperto adesso, perché sai, le cose arrivano pian piano. Ma fatemi sapere quanto fate, anche perché se mi taggate voi su Instagram vi riposto la storia se fate di più. Quindi non riuscirà nessuno a fare più. Quindi ragazzi, no. Spero che vi... Che bello essere tornati sul tuo canale, Lorenzino. Bellissimissimissimissimissimo. Che fai tu, non li abbracci? Che fai tu, non lo abbracci? Abbraccia, Ermano, che fai? Non abbracci? Abbracciamoci, e vogliamoci tanto bene. Vabbè ragazzi, spero vi sia piaciuto. Ringrazio
Jacopino, Lorenzone e Ermanno, quello che mette il principale. Spero... Secondo. Ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate qua sotto. E che fai? Vuoi chiedere tu? Niente, ho preso pugni da Jacopo sulla spalla. E vabbè, ma oh! Non solo da Jacopo. No! Aia! Il coglio. Ciao ragazzi!